Ciao ragazze, oggi voglio farvi vedere un tutorial che ho fatto, appena fatto, che naturalmente intitolerò Tutorial Arcobaleno, e per farlo ho utilizzato 4 smalti, togliendo vabbè il lucido da applicare poi alla fine. E questi smalti sono un viola della Debbie numero 43, un arancione della Coast, uno smalto azzurro puff, sempre della Debbie, uno rosso della Debbie. E quindi adesso voglio farvi vedere la nail art, è questa qui. Spero vi piaccia. È abbastanza allegra come nail art. Ho lasciato solo una parte vuota, quella del termine dell'unghia. E adesso la rappresenterò sul pollice e vi farò vedere come l'ho fatta. Commentate ragazze, mi raccomando, e ora vediamo come si fa. Allora, dopo aver steso una base trasparente sull'unghia, facciamo un French obliquo di questo colore qui, che è il viola. Quindi iniziamo facendo un angoletto soltanto dell'unghia. Dopodiché si continua via via con gli altri colori. Quindi stiamo parlando di un arcobaleno, quindi sarà una linea dritta che tenderà poi ad andare arcuata, ad arco, così, in questa maniera. Sicuramente ci sarà bisogno di ripassare il viola, perché come vedete qua c'è stata una sbavatura, quindi che cosa facciamo? Lo ripassiamo per andare dritti con uno smalto più scuro. Continuiamo la nostra nail art. Adesso il prossimo colore è il color azzurro puff. Quindi continuiamo. Attenzione a non mettere troppo prodotto, altrimenti la linea uscirà troppo larga e il risultato non sarà, diciamo, dei più ottimi. Un attimo, giriamo così. L'ultima linea da fare sarà quella rossa. Così, ci andiamo ad unire alla fine. Quindi ragazzi, una nail art semplicissima e carina. Spero vi sia piaciuta e alla prossima. Ciao!